braccia e da qui inizio a salire con l'altro posizionamento di braccia. Quindi io devo poter spingere con la mano, con l'avambraccio e con il gomito. La spalla spinge esattamente davanti al gomito. Se io sto spingendo nella posizione corretta, non scivolerò mai né con il gomito verso l'esterno né con il gomito verso l'interno. E dall'esterno portarla verso l'interno e poi verso l'alto. Quindi il calzino mi serve per ricordarmi che è inutile che flettete il piede, tanto scivolate, ok? Però in questo caso in una ho tutta questa superficie per spingere contro il palo, ecco perché è più facile. Nell'altra avrò soltanto la mano, quindi se la posizione del braccio che spinge è scorretta, ovviamente diventerà molto più difficile salire. Qui polpacci e caviglie e vado verso l'alto. È sufficiente spingere con il ginocchio, con la tibia, con la caviglia e con la parte di quello del piede che riesco a far aderire al palo. Queste dita del piede dall'altra parte, guardare dove raccolgo le ginocchia. Non prendete molto spin da subito quando salite per l'arrampicata, perché a uno, se non siete abituati, è brutto cominciare così. Bisogna cominciare come tutte le cose un po' alla volta. E due, perché c'è sempre tempo per accelerare leve di braccia e gamba per salire verso l'alto. E da qui continuo, quindi ginocchio, caviglia e salgo. Ginocchio, caviglia e salgo verso l'alto. Ok, intanto benvenuti a questa lezione. Lavoreremo su un elemento base fondamentale, che è il climb, cioè l'arrampicata. Parto dal presupposto che nessuno di voi è di livello zero, cioè non vi state approcciando adesso a questa disciplina, quindi avete esperienza, per cui non avrò pietà, non ci saranno sconti e sarò molto esigente a livello tecnico, ok? Quindi faremo un riscaldamento, aiuto, aiuto, che c'è? Quindi faremo un riscaldamento generale assieme, come facciamo di solito, per andare a preparare bene la parte alta del corpo e i flessori dell'anca, che sono quelli che ci servono poi per far lavorare le gambe in arrampicata, per mischiare un pochino e agitare un pochino le acque. Pensavo di farvi lavorare all'inizio, di cominciare sul pallone statico, quindi di impostare la tecnica sul pallone statico e poi di vedere un paio di varianti anche sul pallone spin. Velocità, quindi io voglio che voi lo proviate in questa fase, perché dovete assolutamente rendervi conto di che differenza di lavoro c'è, ok? Tra prendere lo spin piccolo con controllo per motivi di studio e prendere tanta energia quando ancora magari ho difficoltà a controllarlo. Quindi toglietevi lo sfizio se avete paura e non volete farlo, almeno toglietevi lo sfizio di vedere che cosa vuol dire quando io in spin raccolgo l'energia e poi la porto verso l'interno, ok? Andate a vedere che cosa vuol dire. Vuol dire che prenderete tantissima velocità. Quindi se non ho imparato ad arrampicarmi come Dio comanda sul palo in statico, come faccio a farlo sul palo in spin, dove ho una difficoltà in più? Tra le caviglie, lavorare anche sul potenziamento della parte bassa del corpo. Si deve lavorare in maniera simmetrica, no? Quindi portare il bacino verso il basso come se volessi fare uno squat, esattamente a 90 gradi, e da qui con l'aiuto delle cosce e della trazione di braccia salire verso l'alto. Traziono, sento le gambe che mi aiutano e salgo. Palla di non stare qui, le scapole sul deltoide. Ok, le mani dietro la schiena, allungare i tricipiti.